Buongiorno, buongiorno. Sono già 4 ore che sto seduto qua, ho iniziato presto stamattina, a preparare il terzo dei 4 incontri che si terrà stasera, che forse hai avuto modo di vedere sul canale. Sono quelli con la copertina jeans, che si chiamano Keywords, che sono questi 4 incontri sulle 10 parole, sui 10 comandamenti cosiddetti. Volevo fare stasera 4º, 5º e 6º comandamento, però mi sono accorto che già tra 4º e 5º ho appuntato parecchie cose da dire, non vorrei mettere troppa carne al fuoco. Male che vada, visto che per la prossima volta a questo punto me ne rimarrebbero per l'ultimo incontro altre 5 parole, sono un po' troppe, magari ho pensato di aggiungere un 5º incontro. Non lo so, vediamo, ce lo sto pensando io così. Torniamo al lavoro che ancora c'è roba da fare, dai. Sei ore di lavoro con qualche interruzione. Ed è vero una cosa, e ne parlavo l'altro giorno quando dicevo dell'organizzazione del tempo. Cioè, qualcuno potrebbe dirmi: ma per una conferenza della durata di 1 ora, 6 ore di lavoro? Beh, sì, 6 ore di lavoro ci stanno tutte. Non sono un po' troppe? Non è un po' sproporzionato? Dipende, vorrei dire io, dipende. Dipende da che cosa? Da quello che ci vuoi mettere dentro. Perché effettivamente io potrei anche preparare un incontro da 1 ora in 2 ore, per non dire a volte avvalendosi ognuno della propria eloquenza e capacità, insomma, dialettica, potrebbe anche in meno tempo prepararlo e poi tirarsi avanti tutto il tempo ragionando e per cose che già conosce e per cose che potrebbero nascere lì lì, ecco, così nasce l'improvvisazione. Però è vero una cosa, che io sinceramente mi piace perdere tempo in queste cose, dove perdere tempo lo metto tra virgolette, perché reputo che siano molto importanti e nonostante ciò che io sto facendo oggi in realtà è qualcosa che già ho fatto, perché parto da alcuni appunti, diciamo così, chiamiamoli così, pubblicati, dove non li ho fatti solamente io ma ci abbiamo messo mano in 4 persone, abbiamo pubblicato qualche anno fa un fascicolo proprio, e però è vero che così io ci ritorno, li amplio, li sistemo, tolgo qualcosa, metto qualche altra cosa e quello che ne viene fuori sicuramente è qualcosa di diverso da quello che ho fatto 3-4 anni fa, adesso non ricordo, mi pare nel 19, quindi sì, quasi 3 anni fa. Perché è diverso? Perché c'è l'esperienza, c'è l'esperienza che nel frattempo ho maturato, ma c'è anche l'esperienza che io oggi, riprendendo tutto e perdendo tra virgolette 6 ore, ci ho messo, e non è cosa da poco. Cioè, quell'esperienza fa sì che tutto questo contenuto sia diverso e, mi sento di dire, sempre per quello che dicevo il primo giorno, sia migliore, perché vado ad ampliarlo e a migliorarlo. Vedi, ora però è finita così, perché io avevo in mente in realtà di parlare di un'altra cosa oggi, invece ci siamo persi nel discorso, ma ormai, cioè ci siamo persi, abbiamo cambiato discorso, ma visto che ormai l'abbiamo iniziato lo concludiamo, cioè nel senso lo portiamo a termine. Magari quello che avevo pensato di dirti oggi te lo dico domani o comunque nel prossimo episodio. Alla fine improvvisazione significa anche, se non soprattutto, questo. Riprendo a parlarti dopo, si vede, una giornata abbastanza stancante, ma non per questo, ecco, priva di soddisfazione, perché sono tornato 1 oretta fa più o meno dalla conferenza che avevo detto. È stata andata bene secondo me. E, tra l'altro, stasera, rispetto agli altri appuntamenti, mi rendo conto di aver calcato un po' la mano. C'erano delle cose che andavano dette e andavano dette così, quindi l'ho dovuto fare. Mi dispiace, ma in questi casi vedere che magari sono più le espressioni serie in chi ti guarda che i sorrisi
e le risa alle battute, no? Perché se io ogni tanto qualche battutina ce la metto, però mi rendo conto che in questo caso era davvero molto serio l'argomento e quindi molti lo hanno anche sentito come proprio, insomma, in questo senso. Le risate sono più belle, quando ci sono le risate ti senti meglio, però sicuramente ho capito, insomma, che comunque è arrivato. Ora lo caricherò su questo canale, comunque nei prossimi giorni, nelle prossime ore, devo avere un attimo. E quindi a maggior ragione quello che ci dicevamo oggi, cioè, ma ne vale la pena di perdere, sempre tra virgolette, perdere mezza giornata per quell'ora che poi magari ti ha lasciato con qualche dubbio, con qualche perplessità? Assolutamente sì. E lo sai perché? Perché io questa sera, dopo che ho parlato del quarto e quinto comandamento per un'ora, io l'ultima frase che mi sono sentito di dire, notando anche l'ingombro, ecco, diciamo, dell'argomento, la cosa che mi sono sentito di dire è: guardate che io queste cose le sto dicendo a voi perché è giusto che qualcuno ve le dica, ma non perché io mi senta di averle capite. Non perché io mi senta migliore di voi o più avanti di voi in questo. Perché io sono esattamente in cammino con voi anche per capire, per comprendere. Cioè, io ho detto chiaramente, è giusto che qualcuno ve le dica, in questo momento ci sono io a dirvele. Però lungi da me il pensare di averle capite. Penso che tante volte è quello che un po' ci manca. Non è una questione di umiltà, non c'entra, perché non sarei umile se mi dicessi di essere umile in questo. È una questione di onestà. Cioè, io mi rendo conto che arrivo non più lontano dell'essere umano medio, perché in realtà sono un essere umano medio. E non significa che insegnare certe cose mi faccia essere più bravo, semmai mi fa essere più attento a capire, perché dopo aver perso, tra virgolette, una mattinata a prepararlo, io in realtà ho avuto modo di confrontarmi con me stesso, ma di confrontarmi con l'argomento e di confrontarmici seriamente. E posso dire in maniera più completa di quelli che l'hanno fatto attraverso le mie parole, perché io ci ho perso 6 ore, loro mi hanno ascoltato per un'ora, e per quanto possa aver fatto una buona sintesi, è sempre una sintesi. Un po' di stanchezza c'è, però è una bella giornata, e questo è l'importante. Dai, a domani, ciao.